l'opportunità di acquisire una grande azienda, un grande nome storico come la Franco Tosi non è un'opportunità che si può vedere due volte nella vita, e quindi assolutamente saremmo stati aggrappati all'operazione fino all'ultimo, oltre al livello che ci hanno portato. Una storia ultracentenaria. La Franco Tosi di Legnano, storica azienda meccanica specializzata nella realizzazione di turbine a vapore, fondata nel 1881, da qualche mese è diventata Brianzola. È stata acquisita dalla Bruno Presezzi di Burago Molgora, un'operazione che di fatto l'ha salvata dalla chiusura. Il motivo principale è la forte complementarietà tra la nostra azienda e la Franco Tosi, ma sicuramente abbiamo pensato che un nuovo player in grado di costruire grosse turbine idro, grosse turbine a vapore e compressori, poteva avere spazio nel mercato. Per la Franco Tosi si volta ora pagina. L'accordo prevede l'assunzione di 170 persone subito, 40 entro due anni e 15 che andranno a lavorare per il gruppo Presezzi. Abbiamo trovato la classica situazione di un'azienda trascurata da molti anni e sicuramente che ha vissuto uno stato di procedura per diverso tempo, per lungo tempo. Quindi abbiamo trovato tanto lavoro da fare, tanto da sistemare, ma sicuramente una piacevole sorpresa è stata nel trovare il personale motivato e sicuramente con tanta voglia di riscatto, e devo dire che a distanza di pochi mesi la soddisfazione più grossa è vedere la reazione del personale Franco Tosi che con grinta sta rispondendo ai nostri input. I primi risultati cominciano ad arrivare. La Franco Tosi si sta muovendo soprattutto all'estero, Africa, Brasile e Oriente. Arrivano da qui le commesse più importanti, ma questo è solo l'inizio. Un assetto stabile potrebbe essere visibile entro i 12 mesi. Entro i 12 mesi sicuramente capiremo se il mercato recepisce con entusiasmo quello che noi andremo a proporre, sicuramente. Abbiamo praticamente riportato la proprietà che era estera prima nelle mani di una società italiana, e al 100% italiana, e quindi tante persone ci hanno fatto i complimenti, e soprattutto in Brianza, insomma, anche a Legnano, devo dire. Anche a Legnano, dopo un primo periodo dove erano un po' scettici, infatti ci chiamano i brianzoli, un po' come dire gente che arriva dall'estero, però adesso ci sentiamo anche molto legnanesi, insomma, sì, nei fatti. Ma come diventerà ora la Franco Tosi? Quale sarà la sua parola d'impresa? Un'azienda media, sarà un'azienda che baserà i propri target fondamentali su qualità, servizio e tempi di consegna. Quindi un'azienda molto efficiente, esattamente contraria ed opposta a quello che è successo negli ultimi anni in Franco Tosi. Quindi abbiamo tanto lavoro da fare.